Ecco qua, siamo presenti. Buongiorno Pastor, come sta? Buongiorno, buongiorno, buon Natale. Ecco, lei si trova in questo momento? Nella mia residenza, a Berna. A Berna, il mondo è piccolo, è diventato piccolissimo, è come se fossimo qui in studio. Esatto. Allora, di cosa parleremo, cosa porteremo nei cuori della gente questa mattina? Beh, io penso che una riflessione sul Natale non guasti, una in più non guasta, perché in genere si sa tanto sul Natale. Il Natale è una festa straconosciuta, non c'è bisogno di aggiungere o di fare la domanda che cos'è il Natale. Sì, per qualcuno il Natale è unicamente un incontro di famiglia, una festa dove si mangia, dove ci si ubriaca, eccetera. Però chiunque penso sappia, parlando del Natale, che è la ricorrenza, che dopo sia corretto o meno, questo è un altro discorso, della nascita. Si ricorda la nascita, questo evento straordinario. Esatto. Ora, però, da questo a pensare di aver capito tutto sul Natale ce ne passa. Perché il Natale è molto di più. Certo. Della nascita di un bambino straordinario. Già per molti la nascita di Gesù è la nascita del figlio di Dio. Sì. Ma che significa? Per tutti non è chiaro. Per figlio alcuni intendono una cosa, alcuni intendono l'altra. Io vorrei che leggessimo un testo nel libro del Vangelo di Luca. Sì. I primi capitoli, andiamo in Luca al capitolo 2. Sì. C'è si descrive la nascita di Gesù, però poco prima di Luca al capitolo 2 c'è un altro episodio della nascita di Giovanni Battista. La nascita di Giovanni Battista è stato pure un evento straordinario, non nella stessa maniera, però quella nascita aveva una funzione fondamentale in rapporto alla venuta del Messia. Egli sarebbe stato mandato per preparare la venuta del Messia. Scusami, come straordinarietà dell'evento, pare che Elisabetta, la mamma di Giovanni, fosse avanti in età e sterile. Ecco. E quindi è stato proprio l'intervento di Dio. Ecco. Sì, è stato, non poteva avere più figli, perché dopo una certa età, soprattutto le donne non possono avere più figli. Per una questione biologica, per una questione fisiologica. Ora, c'è una profezia, c'è una frase, una parola che viene detta in Luca 1,76, che ci dice molto circa chi sarebbe stato Gesù di Nazareth, chi sarebbe stato il Messia. Vogliamo leggerla? Luca 1,76. Dunque, 1,76. Allora, e tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore e preparerai le sue vie. Ecco, qui c'è qualcosa di importante. Questo piccolo bambino, questo fanciullo che doveva, nato anche lui per una sorta di evento straordinario. Vi ricorderete, il padre Zaccaria non credeva quando gli fu annunciato che sua moglie avrebbe partorito e lui sarebbe diventato padre. Per cui anche per lui succede un piccolo trauma, diventa muto fino al momento in cui il bambino nascerà. Però qui ci sono due parole molto importanti. Tu sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Ora, qui c'è un'affermazione che non è soltanto legata alla missione che il Giovanni Battista avrebbe dovuto compiere, è molto di più, è legata alla
alla natura di colui che Giovanni Battista sarebbe venuto a preannunciare, ad annunciare. Certo. Profeta dell'Altissimo, il Signore. Queste due parole stanno a indicare che Gesù è Dio, sarebbe venuto Dio. Tant'è vero che uno dei nomi che i Vangeli danno su Gesù è Emanuele, che significa Dio con noi. Sì. Ecco, forse questo, riflettere su questo un pochino, non cadiamo nella routine, perché che Gesù sia stato il Salvatore, il Messia, che Gesù sia stato il Figlio di Dio, che si parli di Gesù come colui che doveva venire, eccetera, tutto giusto, ma non si realizza, almeno ho la sentimento che non si riesca a realizzare pienamente chi sia in realtà questo Gesù. Gesù è l'Altissimo, è il Signore, per cui ci troviamo di fronte a qualcosa di importante. Paolo, siamo di fronte alla venuta di Dio. Sì, Paolo, io il più delle volte cerco di approfondire la mia riflessione su questo, no? E capire come mai Gesù, da uomo qui sulla terra, diceva: sì, io e il Padre siamo uno, però il Padre è più grande di me. Ecco, Gesù ha dato l'impressione di essere una persona diversa, staccata da Dio: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Ora, dire che Gesù è Dio, qualcuno potrebbe anche non capire bene, perché e forse anche il motivo per cui l'hanno ucciso, perché lui uomo si era fatto Dio, quindi non era condiviso dagli uomini potenti della sua epoca. Quindi vogliamo chiarire meglio? Oh, è caduta la linea, scusateci. Va bene, mandiamo un brano musicale, dopodiché ci risentiremo. Abbiamo recuperato, ha richiamato il caro Paolo. È caduta la linea. Sono i rischi della diretta. Succede. Black telefonico. Allora, stavi dicendo, Emanuele, qualcosa che mi interessava. Vuoi riprenderlo, per favore? Sì, io approfondisco, cerco di capire meglio, no? Dicevo, questo fatto, no? Che Gesù, quando è venuto da uomo, si definiva figliuolo di Dio, uno con il Padre, però il Padre era più grande di lui. E quindi tu dici Gesù era Yahweh, era Dio. E qualcuno di noi non riesce a capire bene. Cosa possiamo fare per dare, allora, un'idea più chiara? È evidente che non è una cosa semplice. Si tratta di... Come si fa a definire Dio, mamma mia? Articolato. La scrittura ci fa capire, i Vangeli ci presentano un Gesù totalmente uomo, un Gesù che ha rinunciato alla sua natura divina per farsi uomo. E io vorrei che ci confortassimo nell'affermare questo con un altro testo biblico. Sì. Se mentre parlo per andarlo a trovare, si trova nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2. Sì. Filippesi, capitolo 2, c'è una frase estremamente importante che credo sia necessario a questo punto riprendere. Leggerei dal versetto 5 al versetto 11. Allora, perciò, dice l'Apostolo Paolo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Non è un testo facile. La tua versione dice: non considerò rapina.
La mia versione dice: essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. Sì. Ecco, tutte le volte che noi parliamo di Gesù, dobbiamo avere una sorta di doppia prospettiva. Il testo dice che era uguale a Dio, quindi non c'era assolutamente, non c'è assolutamente dubbio su questo, però si è fatto totalmente uomo in forma di servo, cioè ha rinunciato, si è spogliato, si è svuotato della sua potenza, della sua origine divina, per farsi uomo e venire a morire sulla croce. Quando noi consideriamo Gesù, non possiamo non tenere presente questi due livelli. È vero, si è fatto totalmente uomo, ma è Lui che mi ha creato. È vero che è morto per me, ma Lui è il creatore. E se pensiamo a questo, Paolo dirà in un altro capitolo dei Romani: qualcuno per un uomo da bene direbbe forse morire, ma il Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto essendo peccatori Cristo è morto per noi. Sì. E qui c'è la grandiosa, ora è evidente, non stiamo parlando della Pasqua, non stiamo parlando della morte, stiamo vivendo la nascita di Gesù, ma questo Gesù non è un personaggio qualunque, non è qualcuno che si è elevato a Dio. Proprio in quel tempo, quando Gesù fece questa venne nella storia, la storia registrò la sua venuta, l'uomo Cesare Ottaviano, sì, si proclamò Augusto divino, si elevò a Dio, oggetto di culto. Gesù, Dio, il creatore dell'universo, l'onnipotente, l'altissimo, dirà Zaccaria, per virtù dello Spirito Santo, l'altissimo si è fatto uomo, ha rinunciato all'adorazione degli angeli, al controllo dell'universo, per venire qua fra di noi. È poco questo? No, non è poco, e questo mi fa pensare, anzi mi dà la conferma dei miei pensieri, che il più delle volte mi coinvolgono a delle riflessioni profonde, no? Noi, dico sempre, qui attraverso la radio, stiamo vivendo la storia dell'universo, noi siamo parte dell'universo, e siccome nell'universo, in questo regno enorme, è successo qualcosa nel tempo e nello spazio, qualcosa di brutto che ha coinvolto poi successivamente anche questa povera umanità, ecco che è Dio nella sua sovranità, nella sua immensità, nessuno può definirlo che cos'è Dio, è intervenuto, non ha reputato assolutamente cosa che lo colpisse mettersi a livello dell'uomo per salvare l'uomo. Vedete che grande, infinito amore. Ma la stiamo parlando di qualcosa che non appartiene all'universo, qualcosa che è creazione di questo Dio, questo universo del quale noi facciamo parte. Esatto, perfetto, giusto. Ora, consideriamo il Natale alla luce di queste riflessioni. Il Natale non è un evento così casuale? Non è una festa soltanto. Ah, ecco. È Dio che entra nel pieno di questo evento. Questo testo di Paolo ai Filippesi, rileggo il versetto 11: ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Poi dice: alla gloria di Dio Padre. Ecco. Certo, però è il Signore. E quando la Bibbia dice il Signore, usa una parola, kurios, nella lingua greca, sì, che, siccome gli autori del Nuovo Testamento conoscevano l'Antico Testamento e sapevano che una delle versioni che circolava in quel tempo non era più soltanto l'ebraica, ma c'era anche la versione greca dell'Antico Testamento, anzi, quando predicavano a un mondo che parlava come lingua franca, come lingua comune, il greco, che era un po' dialettizzato, ma era sempre il greco,
E quando gli autori dell'Antico Testamento traducevano Yahweh, non hanno tradotto letteralmente il significato di quella parola, colui che è, colui che fa essere, ma hanno tradotto Kurios, Signore. Ora qui Paolo dice che Gesù Cristo è il Kurios, è il Signore, è Yahweh, che si è fatto uomo, che era Dio, che era uguale a Dio, che era Dio e si è fatto uomo, uomo come noi, che è venuto fra di noi per rivelarci, per rimetterci in condizione di incontrarci con Dio. L'uomo ha questo grandissimo bisogno, la storia ne è testimone, i tempi si sono succeduti, hanno evoluto, ma è rimasto fortemente centrale nella storia degli uomini questo bisogno, il bisogno dell'infinito, il bisogno di Dio, il bisogno dell'eternità, il bisogno di trovare le proprie radici. E in questo grande bisogno Dio ha fatto capolino, si è rivelato, ha detto: ecco qua, voi avete bisogno di Dio, Dio è venuto in mezzo a noi. Bene Paolo, facciamo una cosa, facciamo una breve pausa musicale, facciamo ascoltare un bellissimo canto, Astro del Ciel, cantato da Albano, dopodiché riprenderemo il discorso da dove l'abbiamo fermato in questo istante, va bene? Benissimo. Ok. Che bel canto, una bellissima voce che dice tutto quello che ci stiamo dicendo. Niente, la melodia di questo canto è la conferma di quello che stiamo dicendo, la dolcezza di Dio. Paolo. Non solo la dolcezza, è bellissima, un'esecuzione veramente di alta qualità, di altissima qualità, ma le parole. Mm-hmm. È l'astro del cielo, è il centro dell'universo, è il pulsore della vita dell'universo, è colui che è la via, la verità e la vita. E il suo nome è Yahweh, è l'Io Sono, colui che dà vita. Il Natale ci porta a questa straordinaria, grandiosa, immensa dimensione. Se noi trascuriamo questa verità dal Natale, se noi non teniamo conto che al di là delle cose così che noi ci possiamo raccontare, gli auguri che ci possiamo fare, Dio con noi, se perdiamo di vista il Dio con noi, il Natale rimane sempre un bel evento, una bella occasione, una grande festa degli uomini, ma è molto diminuito. Pensate un attimino agli apostoli, ai dodici che l'hanno incontrato, che a un certo punto erano perplessi. Quello che abbiamo conosciuto, quello che abbiamo incontrato, quello che le nostre mani hanno toccato, la parola della vita. E la vita si è manifestata, noi l'abbiamo vista e vi annunciamo la vita eterna in Cristo Gesù. Certo. Ai nostri ascoltatori facciamo gli auguri di Natale, ma facciamo gli auguri che è l'augurio più grande. C'è un detto in Sicilia, vos sia sa benedica. Me lo traduci? Sì, Signore ti benedica. Sì, vossia è un termine un po' arcaico, vecchio, antico siciliano, per dire voi, la sua non lo so, la sua persona ci benedica, la sua non lo so definire. Comunque vossia è un termine, come dire, voi. Una volta si dava del voi al padre, si dava del voi alla persona anziana, no? Non il lei, né il tu, il voi, in segno di rispetto. Questa frase che è antica, hai detto qui non arcaico, io che adesso viaggio spesso dal Portogallo all'Ucraina, da Malta alla Danimarca, all'Inghilterra, in vari paesi c'è un saluto che tradotto in italiano semplice è Dio con te, Dio sia con te. Ecco, il Natale ci dice questo, che Dio è con noi. Sì Paolo, io avevo pensato, mentre tu esponevi così, così bene un po' l'azione di Dio, no, verso questa umanità, che noi umani che festeggiamo questo evento, quindi noi credenti che abbiamo un senso di allegria, di gioia, di serenità e ne festeggiamo l'evento come rimembranza, come celebrazione di questo intervento di Dio nell'umanità, nella storia dell'uomo, non lo facciamo scadere in una festa consumistica,
solo e unicamente in una festa consumistica, ma diamogli il valore sublime, spirituale, grandioso, perché stiamo rimembrando, stiamo celebrando l'intervento dell'addio dell'universo nella realtà dell'uomo. Quindi esatto, non possiamo ridurlo tutto al consumo. Esatto, esatto. No, ma c'è qualcosa di grandioso che ricordo, e lo ricordo spesso ogni volta che andavo da mia madre, adesso non c'è più, ma entravo nella cucina, un quadro, una foto che adesso mi sono portato via perché mi riguarda, che ero a tu per tu con un presidente della nostra Repubblica che mi aveva invitato, gli stavo portando una Bibbia. Mi sei raffreddato, quel giorno. Sei raffreddato? Come? Sei raffreddato? Un pochino. Mi ricordo quel giorno, ricevetti una telefonata nell'ufficio a Roma dove in quel tempo lavoravo, e la centralinista mi dice: Paolo, c'è una persona che ti vuole parlare. Mi sembra strano, forse è un pazzo, perché dice: io sono il Presidente della Repubblica, vuoi parlare col Pastore Benigni? L'ho definito pazzo, non allora lo conosceva? Senti, ma pazzo, se è un pazzo è un pazzo, se è lui che fai aspettare. Ed era lui. Chi era? Saragat, no Saragat, Scalfaro. Scalfaro, ho capito. E Scalfaro voleva parlare con me. Allora tu ti immagini se io quel giorno di essere presidente, guardi oggi già degli impegni, non posso. Aspetta che guardo la mia agenda e le dico quando lei mi può ricevere. Io quel giorno avevo degli impegni, ma li ho tutti annullati. E mi pare giusto. Oggi è il giorno in cui il nostro impegno è con Dio. Bravo. È bello, io adesso sto andando su per aiutare mia moglie perché avremo degli ospiti a tavola e mangeremo, però questo è il fatto fondamentale, che Dio è venuto con noi. Tutto quello che faremo oggi lo faremo alla sua gloria, anche mangiando. Non c'è altro, cioè potrebbe essere anche la... ci sono diverse storie di Dio che va a incontrare i poveri, è un povero che non si sente di ricevere perché non ha niente da dargli da mangiare, è soltanto del pane un po' indurito, ma Dio va a mangiare con quel povero. Sì. Dio è venuto con noi, non dimentichiamo questo. Sì, sì, questa è la celebrazione che dovrebbe prendere tutti i cuori della cristianità, tutti, e quindi sentire e non, ecco, celebrare contestualmente un altro personaggio, perché si sta celebrando ogni anno più un altro personaggio che è Gesù, perché pare che Babbo Natale abbia preso una preminenza nei confronti di Gesù. Non ti dico. Nessuno si offenda, ma purtroppo è così. La mia vicina di casa ha una bambina che ha 6 anni e stamattina viene spesso da noi, stamattina è corsa, è venuto Babbo Natale, mi ha portato questi regali. Non è venuto Babbo Natale, è venuto Gesù. È venuto Magari Dio. Scendesse nel cuore di ciascuno. Paolino, che vogliamo dire? Ti salutiamo qui. Sì. Buon Natale. Cosa facciamo? Diamo un appuntamento alla prossima settimana, al prossimo giovedì. Allora, che è la prossima settimana potremmo farlo pure, il primo giorno dell'anno. Il primo giorno dell'anno lo cominciamo con il nostro Signore, perché no? Esatto. Va bene? Va bene, arrivederci e grazie, buon Natale. Grazie e una buona giornata, un buon Natale a te. Ciao caro. Grazie. Ciao.